Bentrovati con il TG Distretto in questo venerdì 24 aprile. Sembra essere passata la linea Bonaccini che prevede la riapertura lunedì prossimo, 27 aprile, delle filiere produttive più legate all'export, tra queste la ceramica. Il sì definitivo arriverà solo con il decreto del governo, con le misure per la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Conte dovrebbe renderlo noto tra oggi e domani, più facile domani. Per il settore ceramico si prospetta dunque la riapertura delle fabbriche già il prossimo lunedì, quando potrebbero riaprire anche automazione, moda, nautica ed edilizia. Su questo sentiamo il presidente di SACMI, Paolo Mongardi. Lunedì prossimo speriamo. Abbiamo letto attentamente il documento che ha inviato anche Confindustria Ceramica, laddove ovviamente sia Bonaccini sia anche il governo insomma abbiano espresso parole che vanno in questa direzione di fare riaprire il 27, poi non so dire se parta solo la ceramica o anche i fornitori e le macchine per ceramica. Direi tutto l'indotto però. Dovrebbe partire esatto, tutta la filiera legata alla ceramica se riparte. Abbiamo guadagnato 4 giorni, meglio che niente. E proprio a ridosso della ripartenza arriveranno lavori sul ponte della Veggia che creeranno non pochi disagi al traffico. Vediamo. Dopo quelli di febbraio, altri lavori sul ponte vecchio della Veggia che collega le due sponde del Secchia. A loro gli automobilisti pagarono dazio un po' di code causa senso unico alternato, ma questa volta la faccenda è decisamente più seria e comporterà ovvi disagi alla circolazione stradale, tagliando di fatto in due parti del distretto ceramico. Nel fine settimana verrà infatti posato il cantiere e da lunedì 27 aprile a sabato 2 maggio il ponte sarà integralmente chiuso al transito e per attraversare il Secchia occorrerà servirsi del ponte sulla pedemontana. Dal 4 maggio fino alla fine del mese, invece, sul ponte vecchio si circolerà solo a senso unico alternato, con effetti sul traffico tutti da valutare, visto che la fase 2, che allenterà le restrizioni agli spostamenti, scatterà proprio in quei giorni. Una decisione sofferta ma indispensabile, il commento del sindaco di Sassuolo Gianfrancesco Menani, che rassicura sulle condizioni della struttura, che, ha fatto sapere, non destano preoccupazioni. Tra i tanti cambiamenti che sta portando il coronavirus c'è sicuramente quello che sta avvenendo al comparto fieristico. Bisogna certamente ripensare gli appuntamenti, capire cosa fare. Anche il Tecnargilla sta ragionando sul futuro, potrebbe essere spostato a febbraio. Su questo sentiamo il vicepresidente di ACIMAC, Paolo Lamberti. A proposito di fiera, per la vostra associazione, come per tante associazioni, la fiera è un momento estremamente importante se non vitale, perché quasi tutte le associazioni traggono il proprio sostentamento dalle fiere di settore. So che il Tecnargilla quest'anno non è ancora stato definito, un uccellino mi diceva che c'è anche l'ipotesi tra le tante di realizzarla addirittura nel febbraio del 2021, quindi portarla avanti, che sarebbe per voi una mezza rivoluzione, perché siete sempre andati a braccetto col Cersaie, e quest'ultima ipotesi non può che essere vista come una sorta di rivoluzione. Sì, diciamo che quest'anno si ripensano moltissime cose, quindi la fiera ha bisogno di tempo per essere preparata, specialmente per le aziende grandi che devono comunque strutturare dei movimenti di macchine importanti, quindi hanno bisogno di organizzarsi con mesi di anticipo. È chiaro che la nostra fiera ha una coesione, una logica anche con il Cersaie, perché i visitatori sono di fatto gli stessi e quindi questo sistema, diciamo, di Sassuolo, di comprensorio, nel tempo ha dato, diciamo, ha dato dei frutti col fatto che si è fatto comunque un lavoro insieme. Credo che questo sia anche una cosa da portare avanti anche magari in maniera un po' diversa, cioè il sistema di confronto fra i produttori di macchine e i produttori di ceramica fanno di fatto il comprensorio. Ci avviciniamo a una fase diversa, i numeri stanno migliorando, ci stiamo abituando tutti a tenere nuovi comportamenti, dunque credo che dopo il 3 maggio sarà possibile per gli sportivi recuperare una fase della propria attività fisica individuale da soli, distanti dagli altri. Lo ha detto Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Veniamo alle novità di Digital Design. Il
il gruppo Siti ha scelto di partecipare alla manifestazione All for Tile perché innanzitutto è nel nostro territorio, è a Modena, è stata un'iniziativa che tutti hanno gradito, la presenza è stata importante, abbiamo incontrato clienti, amici. All'interno del gruppo Siti esistiamo noi come realtà digital design che si occupa di grafica, di ricerca estetica e si occupa di novità e di innovazioni sia grafiche, estetiche e anche tecnologiche. All'interno di questa fiera abbiamo portato l'ultima novità che abbiamo realizzato, che praticamente riesce a decorare le lastre ceramiche e anche comunque la ceramica in generale già cotta, finita. Quindi abbiamo portato questi esempi che sono decorazioni fatte con questa nuova macchina e quindi le nostre novità diciamo che vanno dalla creazione di un progetto alla decorazione del progetto. Cantine aperte anche in tempi di coronavirus e un po' di vino può migliorare queste nostre giornate, vediamo. Amici, sempre qui dalla Cantina Bertolani, vi presentiamo Rosso all'Antica, il nostro lambrusco di più antica tradizione per l'appunto, vinificato per la prima volta da mio nonno alla fine degli anni 70, un lambrusco corposo, scuro, robusto, la tradizione dei nostri nonni, il lambruscone reggiano, quello che si mangia con l'arrosto e si beve alla sera, con i cappelletti, quindi non si può sbagliare, direi. Il debito pubblico italiano cresce rapidamente come sempre, ai noi supera oggi 2.365 miliardi di euro, quello pro capite già quota 39.308 euro. Arrivederci, a presto.